Quali sono le principali attività che state realizzando nel campo dell'internazionalizzazione? Sì, buongiorno. La Regione Valle d'Aosta interviene principalmente grazie a uno strumento normativo che consente di erogare contributi alle piccole e medie imprese per partecipazione a fiere aventi il carattere dell'internazionalizzazione e per campagne di marketing. Inoltre la Regione Valle d'Aosta interviene anche direttamente come attore istituzionale per partecipare a fiere di rilevanza di carattere nazionale e internazionale come Artigiano in Fiera e anche SMAU. Come Regione Valle d'Aosta avete dei servizi di incubazione, ce ne può parlare? In Regione Valle d'Aosta sono presenti due incubatori di imprese, uno ad Aosta e uno a Pont-Saint-Martin, dove sono messe a disposizione delle imprese stesse sale riunioni, servizio di wifi, servizio di segreteria, e questi due incubatori sono gestiti dalla Fondazione Giacomo Brodolini, che ha vinto una gara d'appalto e che offre una serie di servizi anche consulenziali per le start-up.